Come già annunciato dal sindaco Dimitri Tinti, qua a Sant'Ippolito si è inaugurata la casetta dell'acqua. Abbiamo visto già gente che preleva acqua e sono soddisfatti i cittadini? Sì, noi abbiamo già avuto una riprova perché sono ormai una decina di giorni che funziona. Abbiamo fatto l'inaugurazione oggi perché appunto c'era il periodo estivo. E sì, dai riscontri che abbiamo, insomma, c'è un notevole gradimento perché è un'acqua a buon mercato, insomma, fa risparmiare e soprattutto anche poi è un'acqua che un'acqua del posto, che quindi un'acqua dell'acquedotto viene direttamente dall'acquedotto, è frizzante, però da appunto promuove una maggior sensibilità per le risorse locali. Quindi si risparmia sia in costi di bottiglie, perché comunque l'acqua che si compra, quella minerale, paghi una bottiglia, che poi devi anche smaltire, quindi in rifiuti. Sì, in effetti si risparmia molto anche nella plastica, perché solitamente se uno pensa a chi non ha la possibilità magari di bere l'acqua di casa, deve comunque andare al supermercato, acquistare l'acqua nel cosiddette bottiglie di plastica, PET. Ecco, quelle chiaramente il risparmio è abbastanza evidente e significativo, perché appunto tutte non vengono utilizzate. Qui basta dotarsi di bottiglie di plastica fornite da un kit che mette a disposizione la ditta, oppure fornirsi di un kit magari che si compra nei migliori supermercati di bottiglie di vetro. Queste due tipologie garantiscono anche un mantenimento dell'acqua molto più prolungato. Infatti alcuni chiedevano quanto si mantenesse l'acqua, e quindi rispetto a quelle della plastica PET dura un pochino di più, perché la plastica che offrono nel kit è particolare, vero? Sì, è una plastica un po' più resistente, sterilizzata, e quindi dà la possibilità di una durata maggiore. Però ecco, l'acqua è innanzitutto sgorga fresca, ha il sapore, è appunto acqua buona. Noi abbiamo anche la possibilità poi di avere le ultime analisi fatte dalla ditta, che poi metteremo a confronto anche con le analisi fatte solitamente anche per i punti di prelievo comunali dall'ASUR. Quindi ecco, la garanzia è insomma che sia acqua buona, che sia acqua per tutti, e questa è un'altra caratteristica importante, perché è acqua pubblica che con la spesa abbastanza minima, perché 5 centesimi al litro, può essere appunto accessibile a tutti i cittadini. E un'altra cosa, solo qui nel comune oppure lo metterete poi anche nelle frazioni tipo Pian di Rose, che comunque è abbastanza grande? Sì, allora innanzitutto volevamo partire con questa, diciamo, con questa sperimentazione. Qui a Sant'Ippolito è il capoluogo, avevamo anche un'area abbastanza predisposta perché c'è un parcheggio vicino, c'è una recinzione che garantisce anche un minimo di regolamentazione dell'area e anche di sicurezza. E l'intento è quello, anche prossimamente, vedremo quando e vedremo anche il riscontro poi definitivo che avrà questa iniziativa, è quello anche di metterla anche a Pian di Rose. Questo andrà fatto anche un po' una valutazione anche sia economica che di fattibilità. Però ecco, sì, in effetti Pian di Rose e il capoluogo sono i due centri, diciamo, più popolosi, quindi sarebbe anche corretto, soprattutto rispetto agli anziani che magari hanno più difficoltà di spostamento, mentre gli altri adesso fare 2-3 chilometri in macchina, se ne fanno tanti. Per andarla a comprare al supermercato, quindi. Magari che sono anche di più, perché si va a Fossombrone o addirittura a Fano, quindi sono meno chilometri e ci si viene con più frequenza, magari si viene anche spesso in banca, in posta, in comune, quindi se ne approfitta. Quindi ecco, è un'altra occasione. L'altra cosa è che questa dell'acqua è una delle tante iniziative che il Comune sta mettendo in piedi. È un'iniziativa tra tutti i vari progetti ecosostenibili, quindi progetti di innovazione che si coniugano anche con lo sviluppo sostenibile, e cioè quello sviluppo che guarda un po', che si coniuga anche con il progresso, cioè quindi con il miglioramento della qualità della vita del territorio e dei cittadini. Questo è significativo perché appunto anche l'apprezzamento e il gradimento che c'è stato finora, anche se ancora non era ufficialmente inaugurata, testimonia che insomma anche i cittadini hanno gradito e hanno apprezzato questa iniziativa.
Lo Sant'Ippolito continua a restare tra i comuni virtuosi e quindi Dimitri, buona acqua a tutti. Grazie, grazie a voi.